Bentrovati, bentrovate sul canale Sperentarot. Oggi facciamo un video un po' diverso, non una video recensione, diciamo, ma una lettura generica, generale, una lettura, diciamo, interattiva. Siamo alla fine dell'anno, è tempo di bilancio, il mese di dicembre appunto rappresenta un po' la chiusura di un ciclo, l'apertura di un nuovo ciclo, almeno dal punto di vista del calendario, poi dal punto di vista di quello che succede noi è tutto da vedere, e quindi volevo fare un po' questa lettura per vedere quali energie ci regala questa fine di anno, in prospettiva anche dell'anno nuovo. Ma insomma, andiamo a vedere come chiudiamo quest'anno, questo mese di dicembre. Ovviamente si tratta di una lettura generica e quindi non a tutti potrebbe risuonare quello che esce dalle carte, perché è appunto una lettura fatta così, aperta un po' a tutti. Qui abbiamo tre mazzi, questo che chiameremo il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Vi invito a pensare un attimo quale mazzo volete scegliere, poi andiamo a vedere che cosa ci riservano le carte per ciascuno mazzo. Allora, se avete scelto il mazzo numero 1, andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di dicembre con questo mazzo, che sono i tarocchi di Oswald Wirt, in questo caso edizione della Youth Game. Ho preso solo gli arcani maggiori che Wirt ha disegnato, perché questa edizione contiene anche minori, ma sono una ricostruzione. Andiamo a scegliere tre carte, così a caso, il mazzo è già stato mescolato. Prendo questa, poi prendo questa qui e poi vediamo, direi che mi chiama questa carta qui. Con tre carte andiamo a vedere queste energie della fine d'anno e inizio dell'anno nuovo. Ripeto, si tratta di una lettura generale e che quindi va presa per quello che è. Giriamo le carte, vediamo che qui abbiamo un appeso, poi abbiamo un eremita e poi abbiamo una temperanza. Sono delle carte effettivamente un po' lente, tutte e tre carte lente, si dice, no? Perché l'appeso sta fermo, l'eremita comunque è in una posizione di far luce, di far ricerca, di meditare, temperanza ci invita alla pazienza. Dunque, quindi un primo invito per queste carte è quello di prendersela un po' con calma, di non farsi prendere dalla frenesia, direi come primo messaggio. E poi, se volessimo vedere anche un altro piano di lettura, così ovviamente molto breve, molto veloce, poi si potrebbe approfondire, vediamo che la carta ci invita proprio a far luce in qualche modo e in maniera consapevole di cos'è che in quest'anno o comunque nel passato ci ha un pochino fatto sentire bloccati, e poi di cercare di, in prospettiva, di andare, dopo aver capito questa cosa, di andare un po' a sanare questo aspetto. Per qualcuno forse potrebbe esserci anche, diciamo, un momento di crisi, diciamo di carattere finanziario, magari perché ci sono state anche delle spese impreviste, quindi da questo punto di vista forse il tarocco ci dice che, sebbene appunto a fine anno si tende a spendere un po' di più, l'invito forse è quello di pensare se abbiamo le finanze sufficienti per fare delle spese, oppure dobbiamo andare un pochino a risparmiare per quello che è stato, diciamo, un po' durante l'anno, delle spese che magari non ci aspettavamo, che comunque sono state più consistenti di quelli che pensavamo. Dunque, se avete scelto invece il mazzo numero 2, è il mazzo, questo di bellissimo mazzo dei tarocchi di Marsiglia, della scuola TDM di Francesco Guarino, in questo caso ho preso tutto il mazzo, quindi arcani sia maggiori che minori, e andiamo a vedere, in questo caso scegliendo tre carte, che cosa possiamo vedere per questo fine anno, in prospettiva, diciamo, per l'anno nuovo. Concentriamoci sulle energie del fine anno, scelgo tre carte, come dicevo il mazzo è stato precedentemente mescolato, prendo quest'altra e poi questa qui qua sotto che mi stava chiamando. Andiamo a vedere che cosa ci riservano queste carte. Ripeto, si tratta di una lettura ovviamente molto generica e quindi non a tutti potrebbe risuonare, ma da prendere così come spunto. Quindi abbiamo un 9 di spade, poi abbiamo una ruota di fortuna
e poi un 10 di bastoni. Allora, qui in questo caso le carte ci dicono che forse abbiamo effettivamente avuto un anno piuttosto faticoso, forse anche più dal punto di vista mentale, e questa cosa probabilmente non è dipesa solamente da noi, cioè ci abbiamo messo del nostro magari a mettere il carico di 90 perché c'è qualcosa che magari ci ha fatto angosciare più del dovuto, ma ci possono essere state delle circostanze esterne rappresentate dalla ruota che ci hanno effettivamente affaticato. Questa carta del 10 di bastoni in chiusura in qualche modo ci dice di cercare di superare questa fatica, magari affidandosi all'aiuto di qualcuno. Quindi in qualche modo l'invito del fine anno è quello di superare questa fatica, questi blocchi in parte dovuti all'esterno, in parte forse amplificati nella nostra testa più del dovuto, ma ci viene detto che possiamo chiudere tranquillamente questa parte, questo ciclo che non ci è piaciuto, e quindi da questo punto di vista avere una piena soddisfazione anche cercando di superare questa fatica affidandosi all'aiuto di qualcuno. Su un altro piano di lettura abbiamo un po' forse un'evidenza di un aspetto mentale molto preponderante che ci fa girare sempre intorno alle stesse dinamiche, e questo 10 di bastoni ci dice in qualche modo di lasciarsi andare un pochino alla creatività, alla passione, e di cercare di dedicarci in maniera completamente appagante a quello che ci piace. Allora, se avete scelto il terzo mazzo, questo è il Tarot Vintage dello Scarabeo, quindi Rider White Smith classico in edizione vintage, un po' così antichizzato. Apro le carte a ventaglio in maniera un po' disordinata in questo caso, perché sono molto piuttosto grandi e anche belle spesse, e quindi andiamo a scegliere tre carte per vedere che cosa è il, qual è il consiglio di questo mazzo, terzo mazzo di tarocchi, per le energie della chiusura dell'anno. Andiamo a scegliere tre carte, ne prendo questa, poi mi chiama questa e mi chiama anche questa. Il mazzo è stato precedentemente mescolato e, come dicevo già prima per le altre letture, si tratta ovviamente di letture così di impressione generiche, e quindi non a tutti potrebbe risuonare quello che andiamo a vedere dalle carte. Allora, ecco sistemate le nostre carte, giriamo e vediamo che abbiamo gli amanti, il 4 di bastoni e l'imperatrice. Allora, in questo caso diciamo che il tarocco ci invita in qualche modo, forse in questo caso c'è come una chiamata, un senso di responsabilità, e quindi l'invito a fare una scelta per cercare della stabilità. Quasi forse per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di accasarsi, non lo so, questo potrebbe essere risuonare a qualcun altro no. E poi in qualche modo di pensare al futuro in maniera nuova, creativa, quasi a voler far nascere una nuova vita. Quindi un invito a scegliere di in qualche modo, da una parte, così stabilizzarsi, accasarsi, e dall'altra di vedere a questo futuro in maniera molto accogliente, molto fertile, a voler far nascere appunto qualcosa di nuovo. Su un altro piano di lettura vediamo che questi amanti con questi bastoni vicino ci danno un po' l'idea, no, del fuoco, quindi magari l'idea di ravvivare una passione all'interno di una coppia che magari può essere sopita, in modo che appunto la quotidianità non diventi un vincolo troppo stretto, ma che ci sia un po' anche appunto del pepe anche dal punto di vista così della passione. E l'imperatrice in chiusura sembra confermarci con questa sua voglia di in queste carte molto belle, molto regali, questa voglia di sentirsi appagata, soddisfatta, e appunto andare comunque a essere molto creativa e affascinante. Io vi saluto, vi ringrazio, abbiamo visto
così questa lettura generica sull'energia di questo fine d'anno che ci aspetta. Abbiamo visto la lettura numero 1 con i tarocchi di Oswald Wirth, edizione Use Game, i tarocchi di Marsiglia di Francesco Guarino, scuola TDM, e i tarocchi Tarot Vintage dello Scarabeo. Se vi interessa andare a approfondire questi mazzi, come sono fatti, trovate comunque tutti i video sul mio canale YouTube. Vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.